Filippo Spreafico. Scusami, ma hai spento il microfono? Come no? Ah, è stato spento prima. Beh, ci sono tanti comici emergenti questa sera che hanno... Io solitamente faccio dei pezzi in cui giro dentro nel pubblico, però purtroppo stasera anche delle regole non si può fare. Quindi niente, questo lo metto qua. Buonasera, salve a tutti, scusate per il salve, sempre bello tornare su questo palco, prima volta che sono qui, comunque, capolungo, bravi, siete bello, quindi questo si può anche fare questo. Quindi io sono di Lecco, sono tantissimi anni ormai che vengo da Lecco e è molto importante essere di Lecco, soprattutto se sei di Lecco. E quindi niente, Lecco è una città del futuro, una città in cui i teatri e il cinema erano chiusi prima del lockdown. Perché comunque voi ridete che siete di Milano, noi abbiamo tanta cultura anche a Lecco, ci sono tantissimi contadini che uccidono maiali con i badili. Per noi questa è cultura e noi siamo orgogliosi di portare la cultura da nessuna parte, la teniamo lì. E comunque sempre bello essere a Milano, grande Milano, forza Juve, Milano è una delle città più grandi della Lombardia, una città che esiste ormai da più di 50 anni, un posto incredibile, un posto di cultura, di arte, di tralalalala, un posto in cui c'è tantissimo multiculturalismo, ho visto un sacco di tipi di persone bianche qui a Milano e una città di cani, ci sono tantissimi cani a Milano, ci sono più cani che bambini a Milano. Cani ovunque, cani nei passeggini, cani col botox, ristoranti per cani, discoteche per cani, massaierie per cani e tantissime altre cose per cani che non posso dirvi adesso perché non ho abbastanza tempo. Ma perché tutto questo? Perché alla fin fine i cani sono cani e devono caneggiare ovunque essi vadano, pure a Milano. Comunque sì, perché comunque il cane è il miglior amico dell'uomo, perché l'uomo ha finito la sborra e quindi il cane si inserisce in quella mancanza esattamente dentro. Ho dovuto dire sborra per motivi contrattuali, dato che è la stand up e quindi ho dovuto dire sborra. Vabbè, questo è un trapezio isoscele, non so se si vede. Tiro fuori il cazzo, vabbè. Ho dovuto dire cazzo anche per lo stesso motivo. Comunque per me il lockdown è andato abbastanza bene. Primo lockdown, avevo bisogno di piangere, ma non ci riuscivo. Però solitamente io riesco a piangere quando pratico dell'autoerotismo. E quindi mi sono messo a praticare questo autoerotismo, alla fine non sono riuscito a piangere, però mi sono comunque sentito bene perché ho un grande cazzo. E questo è. Quindi, però il secondo lockdown è stato. Mi sono portato avanti per il secondo lockdown, ho comprato un balcone. Dato che aiuta il balcone, l'ho comprato su Glovo. E me l'ha portato direttamente a casa, l'ho messo in soggiorno. Perché non avevo altro spazio e poi ho messo anche il ragazzo di Glovo, l'ho messo in soggiorno, l'ho igienizzato e gli ho tolto le pulci e l'ho sterilizzato perché i ragazzi di Glovo ovviamente hanno tanta energia e poi gli ho messo la ciotola per adesso è il mio cane da guardia, il ragazzo di Glovo e ogni tanto scopiamo anche perché ovviamente avevo voglia di abbracciare qualcuno. E che dire, per me è andato tutto bene, per il ragazzo di Glovo un po' meno, però comunque meglio essere un cane che lavorare per Glovo, no?
Nessuno di voi ha mai lavorato per... Comunque, si parla tanto di immigrazione. Chi ne parla? Quando se ne parla? Non lo so, però se ne parla di immigrazione. E anche io sono immigrato, sono andato a Londra per 9,90 euro. E ho saputo che, tra l'altro, io ho... Plasticone. Io ho saputo che... hai visto proprio? Scusate, ogni tanto mi... io ho saputo che ci sono degli immigrati che vengono nel nostro paese a rubare il wifi, che pagano dai 500 ai 5.000 euro per venire in Italia. Io, secondo voi, quando io li trovo gli do dei soldi a questi qua che pagano così tanto per venire? Ma no, mai. Tra l'altro, a lei come è successo che è arrivato questo ragazzo immigrato, che non si può dire di dove perché sennò discriminazione, che lui praticamente mi cercava di vendere dei libretti, dei libelli del Congo, e gli ho chiesto: ma questi libretti sono fatti in Cina, perché tu me li vendi? E guarda, non lo so, io sono del Senegal, non ho idea. E gli faccio: ma come sei del Senegal? Guarda, non lo so, nessuno mi ha mai chiesto un cazzo. E quindi non so perché. Gli dico: senti, ma tu dov'è che hai imparato questo linguaggio? Dove l'hai imparato? Lui mi dice: a Milazzo. E lì un momento ho detto: Milazzo rima con cazzo. E allora abbiamo riso e riso e riso. E anche questa è bella, l'Italia dell'integrazione. Bene, io volevo anche ricordarvi, posso finire adesso? Con quanto tempo devo fare? Vado avanti. Finisco qua, finiamo adesso, perché è importante finire in una nota dolce, elevata. Io vorrei ricordare a tutti che l'Italia è geologicamente diversa dal resto dell'Europa, perché l'Italia milioni e milioni e milioni e milioni di mesi fa era un piccolo pezzettino di Africa, e quel piccolo pezzettino di Africa ha deciso, perché c'era un'enorme mancanza di opportunità lavorative nella Pangea ai tempi, e quel pezzettino di Africa si è lanciato su un barcone, e poi c'è stata un po' una situazione alla Schettino, perché ai tempi la Svizzera era piatta, no? Vi ricordate? E poi il barcone è andato a colpire la Svizzera, creando le Alpi. E adesso gli svizzeri hanno le Alpi, e cosa fanno con le Alpi? Prendono i vostri soldi e li nascondono sotto le Alpi. E sotto le Alpi che cosa fanno questi svizzeri? Costruiscono anche questi tunnel dove sparano l'antimateria. Giorno dopo giorno sparano l'antimateria. Ma che cos'è l'antimateria, Milano? Che cos'è l'antimateria? L'antimateria è l'opposto della materia. Quindi è niente. Quindi gli svizzeri sparano niente. Tutto il giorno. Tutte le notti. Niente. Sparano il niente. Ogni giorno. Sotto le Alpi. Nei tunnel. Niente, niente, niente. Perché fanno questo gli svizzeri? Beh, ovvio. Gli svizzeri sono neutrali. Bene, grazie mille. Questo è un pezzo. Grazie. Un grande applauso, Filippo Spreafico. Che ci ha parlato di tutto e di niente.